magica. Per chi non mi conoscesse, sono mamma, moglie e lavoro. Ho una casa e mi occupo di diversi argomenti nel mio canale. Se sei nuovo, metti un pollice in su e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Per chi mi conosce già, eccomi qua. Oggi sono andata a fare la spesa da Esselunga. Quindi sarà uno svuota la spesa Esselunga, grande, grande, grande. Cerco di essere veloce, ho qui lo scontrino e vi dico anche che ho speso 109,79 euro, ma ho preso tantissime cose che era un po' che non prendevo, quindi avevo quasi esaurito le scorte, tra virgolette. Iniziamo da una cosa non alimentare: nel reparto giornali, quotidiani, libri, seppur piccolo, ci sono delle cose interessanti. Questo è un giornale che a me piace molto, è un bimestrale che prendiamo sempre io e mio marito, che si chiama Le Scienze, però della BBC. Misteri dell'universo, ci piacciono queste cose, così piuttosto che leggere le solite stupidaggini, leggiamo qualcosa di interessante, almeno ci proviamo, insomma, qualcosa di diverso. Iniziamo subito con la svuota alla spesa. Inizio subito con la frutta e la verdura o i freschi in generale, così dopo li metto subito via. Allora, una confezione di ricotta della linea Smart da 450 grammi. La mettiamo qui, che poi va in frigorifero. Una confezione di cipolle boretane già pelate, no OGM, coltivate in Italia. Queste sono le cipolline che mio marito adora. Sempre una cosa che piace tanto a mio marito sono le carote. Ho preso quelle della linea Smart, 1 chilo, perché le uso per tante applicazioni e per tante ricette. Andiamo avanti, ho preso una vaschettina piccola di prezzemolo perché stasera abbiamo il salmone. Ho preso due vaschette di salmone, di tranci di salmone da fare al forno, però un pizzico di prezzemolo fresco non mi dispiace sopra, quindi preferisco prendere quello fresco, anche se ho anche quello, la versione in polvere. Però preferisco tagliarlo io, renderlo, sfumarlo sopra al momento così, diciamo. Una confezione di parmigiano reggiano, sempre della linea Smart dell'Esselunga, parmigiano reggiano, denominazione d'origine protetta, quindi questa non è un'imitazione, questo è veramente parmigiano reggiano, soltanto che è della linea Smart. E voi dite qual è la differenza? Ve la dico subito. Il parmigiano reggiano, arrivo, velocissima, parmigiano grattugiato Smart 1,59 euro, insomma qualcosina meno rispetto, diciamo, le grandi marche. C'è, cioè, questo l'ho preso sempre per mio marito che ama il mango, viva il mango, è la versione deliziosi effetti di mango, frutta morbida, diciamo che è il mango essiccato, che però può essere consumato come snack o come merenda, così qualcosa di sfizioso, di diverso, che però non sia la classica merendina piena di zuccheri, insomma. Sempre della linea Smart della Esselunga, abbiamo preso il prosciutto crudo stagionato, la confezione da 150 grammi, la mortadella sempre da 150 grammi, ah, erano due, poi una di prosciutto cotto, sempre della linea Smart da 130 grammi, e una di salame Milano. E queste le appoggiamo qui, che poi va tutto in frigorifero. Andiamo avanti. Ho preso due confezioni di queste focaccine, focacce piccoline, lisce, cioè focaccia semplice, perché mio figlio va pazzo. E infatti, insomma, la prima è già sparita, confezione. Questo è quello che rimane. Ce n'era un'altra uguale. Ok, andiamo avanti. Ho preso, allora, cercavo il barattolo, quello normale, ma non c'era, allora ho preso questo. Vi dico anche che cosa si tratta: sono le amarene della Fabbri, quelle in sciroppo, non so se
se qualcuno di voi le ha già provate, sono meravigliose nel gelato. Mio marito adora il gelato, anch'io lo adoro. Il gelato, quella classica, la marina, la spagnola, quel che è, il variegato alla marina, come comunemente viene chiamato. E questa arricchisce di gusto e sapore ed è una cosa squisita. Ovviamente non è che si può mangiare tutti i giorni, però è una cosa buona. Un pacchetto di patatine di questo genere qua, che piace Natale. Un cesto di banane. Una confezione di tovaglioli di carta, sempre della linea Smart. Noi usiamo i tovaglioli di stoffa, e per ogni tanto un tovagliolo di carta può servire averlo in casa, quindi quando li finisco io li prendo e li tengo come scorta, li uso per diverse applicazioni. Insomma, con un bambino in casa, tovaglioli di carta, fazzoletti, fazzolettini, veline, sempre in abbondanza. Ok, andiamo avanti. Questo l'abbiamo fatto e lo spostiamo. Una di questa, l'ortolina. Allora, la mia amica un giorno mi ha detto: Deborah, ma perché non lo provi? È buono, è buono. Beh, allora, quando fai il classico sugo al pomodoro liscio, ma anche quando fai qualche cosa di più intenso, non la matriciana, quelle cose lì, però magari un ragù o qualcosa dove vuoi dare un sapore un po' più deciso, una piccola aggiunta di questo e vi posso garantire che il sapore si sente. Ovviamente nell'ortolina è come fosse un soffritto praticamente, c'è il pomodoro, c'è la cipolla, la carota, insomma ci sono un po' di verdure dell'orto dentro che contribuiscono, se uno non ha potuto fare il soffritto, se non ha avuto tempo di andare a prendere tutte le verdurine e tagliarle, una cosa dell'ultimo momento è utile, dico la verità, ha la sua utilità. Abbiamo preso anche, ha preso il folletto, due confezioni di succo di frutta alla pesca in brick, questa è una confezione da 6 pezzi e ciascun pezzo sono 200 ml, fondamentalmente queste sono quelle che usa per la scuola, sperando che le scuole riaprano ovviamente, ecco, vabbè, tanto ci fa merenda a casa in questi giorni, quindi ne abbiamo prese due, sempre della linea S lunga. Poi un mix di aromi, alloro, rosmarino, salvia e origano. Una confezione di spinacino fresco, piccolino così, che a me piace tantissimo. Con questo si possono fare anche quelli che in gergo vengono chiamati gli smoothie. Smoothie cosa sono? Sono questi frullati fondamentalmente, dove con frutta, con un mix di frutta e verdura praticamente ci si crea quello che alcuni definiscono un pasto sostitutivo. Io preferisco mangiarli in insalata personalmente, però è sempre questione di gusti. Se volete farci lo smoothie, sappiate che lo spinacino tenero va bene e il frullatore riesce a frullarlo, perché essendo ancora, diciamo, un germoglio, una cosa ancora tipo una lollo, una valeriana, ancora abbastanza tenero come insalatina, non ha problemi con il frullatore, non vi distrugge il frullatore, questo che intendo dire. Ho preso una confezione di queste polpettine saporite, che sono del reparto gastronomia dell'Esselunga, e non le prendo spesso, ogni tanto mi piace prenderle per cambiare un po'. Ovviamente non le mangio così come sono, ma poi ci faccio fare il bagnetto nel sugo in modo che rimangano un po' più morbide, un po' più saporite. Poi il latte, mi sono dimenticata di prendere il latte fresco, ci sono passata davanti 3 volte, ma siccome ero con Ale mi sono completamente dimenticata. Parla con lui, Ale tira sulla mascherina, Ale non toccare, Ale andiamo, guarda devo prendere questo, devo prendere quello, alla fine mi sono dimenticata il latte fresco. Allora ho ripiegato su quello a lunga conservazione e mi sono ricordata solo perché ci sono passata davanti mentre stavo andando alle casse, quindi ho preso 2 confezioni di parzialmente scremato della linea Esselunga, ok, e poi ho preso quello della linea Smart, che comunque è buonissimo esattamente come gli altri, che io adopero tipo per fare, non so, un purè, per fare una crema, per fare una besciamella, queste cose qui preferisco usare questo qua, tanto lo inizio e lo finisco, difficilmente lo lascio aperto a metà. Allora, poi passando nelle bibite,
Mio figlio è pazzo per la Pepsi, ma quale Pepsi? Mica la Pepsi normale? No, figurati. La Pepsi Twist, che è sostanzialmente la Pepsi con l'aggiunta del succo di limone. Però prendere la bottiglia intera, che poi sono da 1,5 litri, e la beve sostanzialmente solo lui, quella volta alla settimana magari che faccio la pizza o magari faccio gli hamburger, cose tipo McDonald's, vabbè poi le cucino io le cose in realtà, le faccio la cotoletta con le patatine, quelle cose lì, allora gli do la Pepsi. Però ovviamente poi dopo sta bottiglia sta aperta una settimana, e sinceramente a me di bere Pepsi tutti i giorni non mi va, io la cosa che preferisco è l'acqua fondamentalmente, seppur frizzante, ma sempre l'acqua. Quindi ho un vizio, ho una passione, ma non è la Pepsi. Quindi ho preferito prendergli le lattine, il formato lattina, in modo che non rimane aperta una bottiglia da 1,5 litri una settimana inutilmente. Dico, vabbè, ti piglio le lattine e buonanotte ai suonatori. E abbiamo preso 10 lattine, ne ho portate su in casa solo 2, le altre le ho lasciate giù in box, nello scaffale, che se serve faccio un salto, vado giù e gliela prendo. Non mi riempio casa di Pepsi, tanto non è che ne devi abusare, ogni tanto, non tutti i giorni. Sempre della linea Smart, ho preso la scatola dei piselli, quelli in latta. Ne ho presa la confezione, che sono 3 latte da 240 grammi effettivi, cioè 400 con il liquido, 240 effettivo di prodotto. Questi io li uso in mille modi, anche perché i legumi in questa casa vanno tantissimo. Una confezione di pane al farro integrale del reparto, ovviamente, panetteria dell'Esselunga. Una vaschetta di, sostanzialmente, funghi già affettati. Sì, sono pigra, ogni tanto sono pigra. Ho preso un sacchetto di zucchine, quelle sfuse me le sono scelte io, e mi sono scelta un peperone perché una di queste sere ho intenzione di fare i peperoni ripieni. Però vi dico la verità, un peperone di quelli grandi per me e mio marito è sufficiente, non siamo assolutamente dei mangioni. Per quanto io possa essere, diciamo, molto formosa, posso dare l'impressione, non siamo persone che esagerano con il cibo, quindi ne ho preso solo uno. Questo peperone però, prima di essere utilizzato, per renderlo più digeribile, mi è stato consigliato da un nutrizionista e anche da un mio amico che lavora in cucina, tra virgolette un cuoco, di pulirlo, congelarlo, lasciarlo congelare, tirarlo fuori, scongelarlo, e da scongelato o anche congelato a quel punto utilizzarlo per farlo ripieno. In pratica lo prendi, lo lavi, lo pulisci, lo svuoti, lo tagli in 2 calotte, e queste 2 calotte vengono praticamente congelate, messe in freezer. A cosa serve questa cosa? A distruggere la sostanza che irrita lo stomaco, che adesso non mi ricordo come si chiama, chiedo scusa per la mia ignoranza. Però in questo modo io riesco a mangiare i peperoni, che altrimenti mi sono estremamente indigesti. Per tutti quelli che hanno problemi a digerire i peperoni, provate a pulirli, a svuotarli di tutti i semi, pulire bene, tagliarli metà in 2 praticamente e congelarli così, questi semi metà, e lasciarli un paio di giorni nel congelatore. Una volta che li tirate fuori così da congelati, li farcite, li condite, li riempite. Io invece ho intenzione di farli con la carne tritta e un po' di pane ammollato nel latte, insomma faccio una specie di farcia, li riempio così, li faccio al forno e poi ognuno se li può condire come vuole. Ma anche semplicemente per fare la classica peperonata, se il peperone ha smollato fuori questa sostanza che è stata distrutta dal congelamento, automaticamente, anche se lo mettete insieme a 2 patate, non risulta pesante come farlo così da fresco. Provate, io da quando faccio così riesco a tollerarli. Certo, non posso mangiarli tutti i giorni, però tra non digerirli mai e digerirli e poterli mangiare una tantum, sempre meglio che niente, insomma. Ecco, adesso passiamo alla pasta. Mamma, come sono chiacchierona oggi.
ho preso una confezione di mezzi rigatoni, sempre dell'S lunga, la confezione da 500 grammi, che è questa. Poi lo metto qui, ok. Sempre da 500 grammi ho preso una confezione di pipe rigate, e soprattutto con il ragù, sia i rigatoni che le pipe sono abbastanza fittanti. Questi sono la mia passione, che sono gli spaghetti ovviamente. Questa però è una confezione da un chilo. Sempre da un chilo ho preso una confezione di elicoidali, quelli che tecnicamente la Barilla chiama tortiglioni, giusto per capirci. Poi una scatola di orzo in capsule. Io ho la Dolce Gusto, la Minime, è nuova, è due settimane che è arrivata, poi ve la mostrerò. E quindi, avendo la Dolce Gusto, di solito quando prendo, diciamo, le capsule, le prendo per la Dolce Gusto. E erano finite quelle dell'orzo. Oddio, non mi fa impazzire l'orzo, perché io amo disperatamente il caffè, ma non bisogna abusarne, quindi per cui il massimo che mi concedo sono due caffè al giorno, e quindi quando non ho voglia di qualcosa ripiego sull'orzo o piuttosto sul tè o sulle tisane o quant'altro. Insomma, non voglio esagerare con il caffè, è un periodo abbastanza intenso della nostra vita, e quindi insomma evitiamo. Ultima cosa, e poi ci sono delle cose in freezer. Ho preso tre bottiglie di questo, di bitter analcolico, quello che comunemente viene chiamato ginger. Ecco, mio marito ama l'aranciata, mio figlio ama la Pepsi Twist, e io amo il ginger, solo che non lo bevo tutti i giorni. Ho preso le tre bottiglie perché può capitare magari una sera che ne bevo un paio di bicchieri, ok, però non... Oddio, se ci fossero le lattine di ginger le prenderei, però non ci sono, di per cui sono stata costretta a prendere la bottiglia, con mio grande dispiacere. Poi ho preso due vaschette di gelato che ho già messo in freezer, che sono una alla spagnola, giusto per rimanere sul tema delle amarelle della Fabbri, della linea S lunga, e sempre della linea S lunga ho preso il gelato alla menta con dentro le scaglie di cioccolato. Questa è la spesa di oggi. Questa sera cucinerò il pesce e vi farò la ricetta e ve la pubblicherò insieme a questo video. Sarà una ricetta molto molto semplice al forno, e spero che vi piaccia. Per il momento io vi saluto. Vi voglio allegare anche delle piccole chicche, però in questo momento non penso di riuscirci. Chissà, Deborah, ce le metti, non ce le metti? Intanto vi do le notizie che la ristrutturazione della casa che abbiamo comprato procede anche in maniera abbastanza spedita, quindi siamo molto contenti di questa cosa. Vi allego qualche foto, magari vi faccio vedere il prima e il dopo, e così vi faccio venire un po' la curiosità, perché io aspetto che i lavori siano terminati per potervi fare il tour della casa. Per il momento io vi saluto, vi abbraccio da Deborah Magica. Se volete sostenere il mio canale, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale così non perdete nessuno dei miei video, e mi raccomando, condividete i miei video se vi fa piacere, e commentate qui sotto se avete domande, curiosità o qualsiasi cosa. Io sono qui, vi mando un bacio e vi auguro una buonissima giornata. Ciao da Deborah Magica.